e le collaborazioni sono i primi marchi più veramente più famosi in Italia. Pininfarina come noi è cresciuto su dei comuni valori, creatività, esperienza e innovazione. O qualcosa di più, senza rinunciare mai alla tradizione, combinando forme e soluzioni tecniche di grande vanguardia, mirate esclusivamente alla funzione. Andiamo in sala e cominciamo a lavorare. L'incontro con me per non è casuale, e la sapore di una sfida veramente fa le più ispirare. I prodotti per la tavola, la cucina, sono comunque prodotti di disegno solido. Cercare di ritracciarli, grazie, di reinventarli e di personalizzarli è veramente una sfida eccezionale. Intrecciando i saperi, design, tecnologia, estetica, competenza industriale, ma soprattutto con una comune passione per l'innovazione, è nato il progetto pilota che avete visto, che è destinato a portare altri importanti simboli. Con orgoglio presentiamo il risultato del nostro lavoro che dedichiamo a tutti voi che amano la perfezione, il bello e l'esclusivo. Stile è una collezione di pentole e strumenti di cottura raffinate ed estremamente innovative. Un design d'eccellenza in cui il segno puro si integra armonicamente nella vita di tutti i giorni. La brand awareness di Pininfarina chiaramente la porta al top of mind. Il posizionamento di stile, almeno per quanto riguarda il canale di vendita di Pippo, sarà sicuramente orientato verso il top per il numero retail. Alcune note caratteristiche del prodotto: un equilibrio perfetto fra forma e funzione. La nostra esperienza e la ricerca estetica di Pininfarina hanno dato frutto a questi strumenti di cottura all'insegna dei valori, che comunque sono sempre presenti in ogni punto di quello che è comune lavoro. Il look è estremamente contemporaneo ed essenziale, le linee sono pulite, le geometrie sono estremamente lineari, i coperchi sono arrotondati. Il prodotto si presenta come un guscio. Pronto. Le finiture, c'è un contrasto costante fra la finitura satinata e la finitura lucida, offrendo uno stile assolutamente inconfondibile. Non solo stile, non solo ricerca, ma anche sicurezza. Possiamo tranquillamente dire che stile è un concentrato di eccellenza italiana con un design innovativo in grado di mettere al centro le persone, i loro desideri e anche le loro esigenze. Ci sono alcune caratteristiche tecniche del prodotto, veramente è interamente realizzato in acciaio inox 1810. L'esterno è satinato, l'interno è lucido specchio con scala graduata. Alcuni campioni, sicuramente qualcuno di voi l'avrà notato, non hanno all'interno la scala, sono i primi prototipi. Il manico è vuoto per una migliore resistenza al calore e ha una superficie elettrosaldata delle maniglie che appare sovradimensionata, ma è per una tenuta perfetta. Il fondo, sandwich bottom, termodiffusione incapsulato, idoneo per l'induzione. I bordi, estremamente arrotondati, danno l'idea di avere un guscio per evitare danni ai nuovi piani di cottura, sicuramente ai piani di induzione, sicuramente ai piani di cottura vetroceramica. I bordi sono estremamente arrotondati e non hanno spigoli. I
packaging estremamente importante. Tutti i prodotti saranno confezionati in esclusivi gift box serigrafati. Dialogheranno direttamente con il consumatore insieme al POS material che abbiamo preparato. Qui voi potete vedere una veloce carrellata sul range dei prodotti. La collezione è estremamente profonda, copre tutte le funzioni. Strumenti a fuoco manico. Il rivestimento è uno stick. Uno stick è un rivestimento antiaderente. Il rivestimento utilizzato è l'Eterna, il primo prodotto della Whitford. Io penso che questo lo debba discutere Pippo, perché è suo. Estremamente giusto. Che cos'è questo? È un'indagine di Nielsen che è stata chiaramente tagliata perché era molto più profonda, molto più lunga, dove è stata fatta un'indagine empirica che evidenzia i plus valori che le aziende devono essere in grado di offrire per soddisfare principalmente le esigenze del retail. Sono in realtà i vostri clienti. Quali sono le motivazioni che spingono un retailer a scegliere un determinato fornitore o una linea di prodotto, ma soprattutto quali sono i servizi che le grandi aziende devono essere in grado di garantire. Buongiorno a tutti, grazie. Tutti ringraziano qualcuno, io ringrazio voi che siete venuti qui. Ma ringrazio veramente molto Vittorio. Vittorio ha fatto un grande lavoro di presentazione. Se oggi siamo qui, c'è buona parte del suo lavoro, non solo nella presentazione, ma anche in tutto l'ambito del progetto di Spider. Un applauso, Vittorio. Ho chiamato vicino a me Andrea Balotelli. Oggi siamo qui con la forza vendita con la Hotel and Restaurant, come si dice. Io sono sempre molto, molto convinto che le due reti di vendita sono molto sinergiche, i due canali di vendita sono molto sinergici. E per questo che siamo qua, io andrei insieme e vogliamo adesso approfondire e vi spiegheremo anche la prossima slide che arriva. Vittorio. Allora, da un'indagine di mercato e quant'altro, ecco, si evince quanto potete leggere sulla slide. Quali sono i valori fondamentali nella scelta dell'azienda fornitrice, di un'azienda fornitrice? E qui vediamo una torta con delle percentuali molto molto chiare, molto marcate. Al primo posto è la qualità di prodotto, e mi pare che non ci sia nulla da dire. Il prodotto l'avete visto, tra l'altro l'avete toccato. Il brand riconosciuto e il servizio. Materiale essenziale per comunicare il prodotto nel punto vendita. Questo è quanto chiedono i nostri retailer in modo particolare. Quindi vogliono più materiale di comunicazione, una distribuzione molto selettiva e supporti per la realizzazione di vetrine visual e quant'altro. Quali sono i supporti più importanti per l'attività di comunicazione in store? E qui video aspirazionali dei prodotti, cataloghi cartacei, cartelli bianco e nero per vetrine, cartelli bianco, perdona, per vetrine. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto noi. Qualità assoluta da sempre garantita.
materiale di comunicazione e efficace di impatto, completo supporto in store. Trovereste utile che i fornitori organizzassero momenti di aggiornamento? E questa è una domanda che poi ribaltiamo anche a voi. Sarebbe interessante, ne discutevamo anche ieri sera con Gianni Brandelli al tavolo, che cosa potremmo fare, cosa vorrebbero i nostri rivenditori, qual è la sinergia, qual è insomma la partnership che chiedono alle aziende. E questo lo discuteremo, lo amplieremo come argomento quando andremo insomma sul focus proprio commerciale e quant'altro della situazione. Ora, una cosa io chiudo e passo ad Andrea. Io credo che sia chiaro il messaggio che oggi l'azienda mi ha voluto dare. Non stiamo più parlando di un prodotto, anche se poi viene materializzato con quello, ma stiamo sicuramente parlando di un nuovo percorso, di qualcosa che va oltre. Oltre, e vorrei che ci rendessimo conto perfettamente che abbiamo una startup importantissima davanti a noi. Questo è l'inizio di un grande progetto. Andrea, passo. Buongiorno a tutti, grazie mille. Niente, io non so neanche il proseguo delle prossime slide, quindi ok, perfetto. Come diceva Pippo, come avrete visto, forse l'idea di me è sempre quella di interagire tra le parti del retail e quella del professionale, e in questo caso con questo nuovo progetto, che come vi ho anticipato oggi è solo presentato il primo step, ma proseguirà negli anni, ci saranno anche altre nuove idee, nuovi prodotti, è proprio quello di coinvolgere a 360 gradi tutti i canali dell'azienda, quindi sia quello del retail ma anche quello del professionale, che come anche su spunto sempre di quotidiano di Pippo, interagiscono e traggono beneficio uno dall'altro sempre di più. Perché ci accorgiamo, per quello che riguarda me, il professionale, quando molto spesso ti trovi, proprio per fare un esempio pratico, con il ristoratore, l'albergatore che dice «Ah, me però, ci mangio a casa da 30 anni». E quindi diventi in automatico un'apertura nella trattativa, e di contro invece me ne accorgo sempre più con le richieste che arrivano dagli agenti delle tele e da Pippo, di sapere dove MEP è presente nella ristorazione, per aumentare appunto come dicevo anche prima Vittorio, un brand awareness, quindi la consapevolezza del marchio, e chi è disposto ad andare poi nel negozio al dettaglio e spendere certe cifre per prendere dei prodotti perché ci ha mangiato nel ristorante stellato piuttosto che ha visto in televisione il... Visto che non tutti sanno sì. Queste cose nel particolare, è possibile per te dare alcune referenze ai signori, visto che già parliamo certo. Di quello, tanto per avere un'idea? Visto quello che... Però se diventi là, se meglio, è vero, ma non tutti con me. Ok, meglio. Okay. Allora, visto quello che MEPRA è e sta diventando la direzione nella quale sta andando sempre di più, e l'avete visto da chi di voi l'ha già visionato, dal company profile, dal catalogo luxury, quindi per quello che riguarda l'alberghiero ci stiamo indirizzando sempre più su progetti, chiamiamoli di nicchia, ma di pochi progetti, ma di alta qualità e con un livello di personalizzazione, di lavoro dedicato al cliente finale, massimo, cosa che altre aziende oggi non riescono a dare sul mercato, comunque fanno molta fatica a stare al passo con quello che facciamo noi, perché l'avete visto, le mezzane, realtà di migliaia di partite IVA concentrate in pochi chilometri quadrati, oggi quando noi ci troviamo dal cliente finale a poter intavolare una trattativa e sostanzialmente a fare, visto che siamo in tema automobilistico, quello che viene chiamato una sorta di car configurator della posata, della tablet, come vuoi la posata, e gli fai vedere tutta la dotazione tra finiture, non finiture, colori, loghi, insomma. Non dico che non ci sono rivali, però ci giochiamo tutte le nostre carte e molto spesso per fortuna risultiamo vincenti. In questo caso, soprattutto negli ultimi anni, anche grazie al supporto di alcune persone che ci sono qui, vedo Lorenzo, Luisa, Raffaele, Matteo e suo papà su
su Roma, abbiamo fatto dei progetti veramente di qualità. Per esempio, Enoteca Pinchiore, giusto per citare uno dei più famosi, 3 stelle Michelin da 25 anni a Firenze, che è stato approcciato con la massima umiltà e serietà e professionalità, e da niente praticamente, da un cucchiaino da caffè che doveva cambiare, perché voleva cambiare i cucchiaini da caffè, e abbiamo rifatto completamente tutta la dotazione delle posate, facendo, a chi interessa nello specifico, il forma champagne satinato con il logo, più Michelangelo vintage bronzo con un monogramma disegnato dallo studio grafico Vegale Associati, e abbiamo fatto veramente un progetto che poi oggi, a parte il fatturato in sé per sé che interessa, soprattutto quel signore là dentro, ma permette di avere una vetrina e un poter parlare poi quando si va anche dagli altri clienti, non solo a noi della preghiera, ma anche per voi poter dire le posate, le altre mie persone presenti, e non lo dite, ce lo dite con cognizione di causa, sulle migliori tavole d'Italia a livello di ristorazione. Adesso abbiamo chiuso ieri, è arrivato ieri il contratto firmato per il nuovo progetto su Milano di Cracco con la Poelka per Garage Italia, che hanno ristrutturato questa officina distributore anni 60, e sarà una sorta di concept store con l'esposizione delle auto che personalizza l'app, oppure la cucina di Cracco, e lì hanno preso il linea champagne e linea peltro arcobaleno, tutta una serie di articoli, diciamo, dedicati per il servizio per la ristorazione. E quindi questo, più tutta una serie di altri progetti che alcuni ancora non si possono vedere perché non sono concreti, credo e penso che possa venire a supporto soprattutto di voi del retail per aiutarvi nel quotidiano. Legato al discorso, al primo step del progetto della collaborazione con Bepra e Infarina, le pentole, che fino a qualche anno fa per noi nell'alberghiero era un argomento secondario, se non terziario, o neanche venivano menzionate, abbiamo avuto più volte riprova che invece sono un argomento molto sensibile, soprattutto nel discorso degli alberghi e per gli chef, perché quando si parla di pentole e piatti, lo chef ti sta a sentire. Molto spesso, ovviamente, se ci si approccia parlando di posate o di altri articoli, o ci sono già o non le cambiano, non è un argomento per loro interessante. Andando a presentarsi, come è stato fino ad oggi, con l'Attiva, che è ancora un argomento forte, e la Glamour Store di vendita per noi dell'alberghiero, perché vendiamo tantissimo, abbiamo fatto dei test con delle aziende leader di mercato che fanno cucine professionali. Oggi negli alberghi quasi solo c'è induzione, e hanno fatto delle prove di assorbimento sull'induzione, e abbiamo avuto dei risultati veramente ottimi, in più la controprova di tutti questi chef che le utilizzano e continuano a comprarle. Fino ad oggi è stato Attiva e Glamour Store. Ovviamente Stile entrerà a far parte di questo circuito, perché sempre più spesso ci sono cucine nella ristorazione a vista dove non è giusto, non è bello avere pentole in alluminio, magari abbastanza da battaglia, che possono essere usate nelle cucine dove nessuno vede nulla, però se uno ha una cucina, considerate che oggi una cucina professionale, un monoblocco, può costare dai 250 ai 500 mila euro il monoblocco della cucina. Quindi quando uno fa un investimento del genere, andare a chiedere di spendere 5, 6, 10 mila euro per il set di padelle, non dico che neanche se ne accorge, però non stanno ovviamente a resinare lì, è come se uno compra una Ferrari e poi mette i pneumatici di importazione della, non so che marchi ci sono, e va fuori strada. Deve mettere, diciamo, tutta la dotazione appropriata, quindi anche i giusti pneumatici sulla giusta macchina, le giuste pentole sulle giuste cotture, hanno un senso, diciamo, specifico. E questo è il motivo per cui oggi ho voluto che ci fossero alcuni degli agenti dell'alberghiero, perché vedessero questo, perché hanno già una clientela legata a questo tipo di prodotto dell'albergo e del ristorante, e quindi penso che si possa fare un bel lavoro con Stile, oltre che con Glamour e Attiva, che già abbiamo in dotazione. E a tale proposito, sarebbe bello che i rappresentanti che vivono nelle stesse zone si scambino magari il numero di telefono. Toscana sicuramente no, la non si voglio più parlare, sono visti dopo 25 anni. No, perché il fatto di poter collaborare, di poter dialogare, fa bene sia uno che all'altro, certo, per cui sarebbe bello questo, che ci fosse. Già qualcosa hanno fatto ieri sera a cena sedendosi a tavola insieme, ho visto. Io ho terminato. Speriamo che l'altro.